Ciao a tutti ragazzi e ragazze, siamo qui con un nuovo video, questa volta un po' diverso, o meglio, è uno dei video più comuni su YouTube, però io non l'avevo ancora fatto, volevo mantenere il canale molto inerente ai profumi, però ho pensato che è vero che la categoria preferiti è molto popolare, molto abusata anche su YouTube, ma è anche vero che sono io la prima a guardare quei video perché comunque sono interessanti e offrono tanti spunti carini. Quindi ho pensato di farlo, un videone riassuntivo di tutti i miei preferiti di quest'estate e tutti quanti intendo profumi, skincare e make-up. Non l'ho mai precisato forse, però io sono una truccatrice, quindi anche di make-up ne compro parecchio, è una delle mie grandi passioni. Però essendo il web strapieno di canali o di blog di make-up, ho preferito dedicarmi ai profumi su YouTube, però oggi ve ne parlo. Allora, cerchiamo di stringere perché sono parecchi prodotti. Comincerei però dai profumi, visto che questo è un canale di profumi. In realtà i miei preferiti, cioè i profumi che ho usato realmente di più in quest'estate, ve li ho già citati nei video, penso di aver parlato praticamente di tutti questi, comunque ve li cito brevemente. Allora, uno è senz'altro di Creed, il Virgin Island Water, di questo vi ho fatto il video, eccolo qua, è un profumo proprio adatto al pieno dell'estate, quando c'è caldo, perché è leggero, è fresco, ve ne potete mettere anche tanto, che rimane comunque molto piacevole. Ci sono gli agrumi, c'è il cocco, quindi c'è un po' di tutto quello che fa estate, mettiamola così. Dopodiché un altro profumo estremamente adatto all'estate è l'Eau de Soleil Blanc di Tom Ford, di cui vi ho parlato nel primo video, se non erro, quello proprio sui profumi dell'estate. Ve lo faccio rivedere, ma potete andarvi a vedere la review. Storto. Eccolo qua. Questo lo amo tantissimo, è anche bello persistente, ha sempre un sentore molto molto estivo, vagamente acquatico, ci sono i fiori bianchi, è un profumo molto femminile, con cui ho ricevuto tantissimi complimenti, devo dire la verità. Agli uomini ho riscontrato che piace molto questo profumo. Poi, un profumo invece più unisex, ma proprio adattissima all'estate, è questo di cui vi ho parlato, di Tower, l'Air du Désert marocain, il suo profumo più iconico, speziato ma fresco con una buona presenza di vetiver, questo è molto adatto anche agli uomini, anche questo indossato nei periodi più caldi in assoluto dell'estate perché mi dava questa bella sensazione esotica ma fresca allo stesso tempo. Profumo che invece ho utilizzato anche non nei periodi più caldi dell'estate, comunque dall'inizio alla fine, insomma da quando l'ho avuto sempre, è diventato uno dei miei profumi preferiti in assoluto, è Cacao Aztec, vi ho parlato anche questo in un video, se non erro nel video di agosto, quello sul profumo per l'estate. È il simbolo della mia estate 2018, è sicuramente questo, perché è stata la più grande scoperta, mi ha conquistato proprio subito, che è un profumo estremamente speziato al pepe, quindi sa molto molto di pepe, ma contemporaneamente lascia un profumo avvolgente e fresco e pulito sulla pelle. Difficile quasi da descrivere, dovete assolutamente provarlo su pelle per capire cosa sto dicendo. Altissima persistenza, quello. Un'altra caratteristica della mia estate di quest'anno, ma non solo quest'anno, sono in generale, è l'utilizzo dell'incenso. Uso molti profumi all'incenso perché la nota è una cosa mia, La nota dell'incenso la vivo come una nota fredda, quindi quando c'è molto caldo, spruzzarmi una nota fredda mi sembra che mi rinfreschi. Lo so, non sono normale. Comunque, gli incensi che ho utilizzato di più sono questi due, vi ho parlato anche di questi. Questo qui è Passage d'Enfer dell'Artisan, questo qui ne ho parlato nel video, quello sui tatuaggi, tra profumi e tra tatuaggi, c'è questo. E poi Finisterre, stavo dicendo Finisterre, che è altro profumo adattissimo all'estate, ma in questo caso è Sideris di Maria Candida Gentile, anche questo l'ho utilizzato tantissimo. Sono due incensi diversi, ma secondo me accomunabili per certe cose, comunque ci sono dei fiori, non sono incensi eccessivamente liturgici, nessuno dei due, sono molto portabili tranquillamente, ecco, senza avere troppo effetto chiesa. Quindi mi sono piaciuti veramente tanto, in particolare quello dell'artigiano, l'ho utilizzato tantissimo proprio a chili. Quindi mi sa che l'estate prossima dovrò ricomprarlo, secondo me. E
chiudiamo qua con i profumi. Come vedete erano profumi che vi avevo già citato e sono però questi qui in assoluto quelli che in quest'estate ho utilizzato di più. Per esempio, di solito utilizzo molti profumi Almonoi in estate. Quest'estate qui no, devo dire che ne ho utilizzato pochissimo il Monoi. Ho preferito qualcosa di un po' più acquatico e speridato, incensato, tutti i profumi un pochettino più freschi e freddi per quanto concerne la mia concezione di freddo. Ecco, non ho usato quei profumi tipici che usavo prima d'estate, questi fiori bianchi molto forti oppure vaniglie. Ho cambiato quest'anno, quindi vabbè. A cosa passiamo? Passiamo al make-up, facciamo make-up. Ho un bel po' di cose da dirvi. Partiamo dai fondamentali, quindi dalla base. Vi parlo di un correttore che non è assolutamente niente di nuovo, è il MAC Studio Fix 24 ore. Questa è la boccetta di vetro, sembra plastica ma secondo me è vetro. Appunto, non sto scoprendo l'acqua calda con questo correttore. Il correttore è per me il prodotto di make up più importante perché io ho moltissime occhiaie proprio genetiche, le ho sempre avute, quindi è fondamentale per me truccare il contorno occhi. Magari non faccio la base, ma il correttore lo metto. Quindi questo qui è un prodotto fondamentale. Mi piace tantissimo questo correttore. Se volete, vi dico il colore NC40. Che è leggermente, su di me, leggermente illuminante per il colorito che ho ora. Quindi probabilmente da qui a un mese non sarà più così illuminante, dovrò poi scalare la shade. Mi piace perché dura veramente tutto il giorno senza fare pieghe, non si muove, ha una texture sottile, quindi è proprio affidabile. Se volete una cosa che duri tutto il giorno, penso a un trucco di una sposa, è veramente, veramente affidabile, anche col sudore. Non serve neanche settarlo con tanta cipria. L'unica pecca può essere che secca un pochino, proprio perché si fissa così bene, tende ad asciugare un pochino. Io il contorno occhi normale tendente al secco, però metto comunque sempre un contorno occhi o un primer specifico, tipo quello di Becca, e quindi non mi ha dato problemi di secchezza, anche utilizzandolo tutti i giorni. Però quando l'ho steso la prima volta ho sentito che aveva una texture abbastanza che si aggrappa alla pelle, tende ad asciugare un pochino, quindi sappiatelo: se avete il contorno occhi secco, basta che mettete un leggerissimo contorno occhi, non vi secca gli occhi, non vi secca il contorno occhi, però è assolutamente affidabile anche col caldo, non si muove, ne basta poco, è coprente, cioè ha tutte le caratteristiche di un buon correttore. Poi, per la base, allora, in estate io ho due scelte: o faccio una base trucco non trucco, nel senso che sembra che non sono truccata, ma in realtà ho qualcosa. Generalmente in quel caso non metto il fondotinta, metto il correttore, metto un blush generalmente in crema perché è più naturale e non lo metto così come l'ho messo adesso, ma lo metto qui di modo che mimi in qualche modo l'arrossamento da sole perché è più naturale. Metto un po' di mascara, magari, e aggiusto leggermente le sopracciglia e un gloss. Questo è proprio il trucco non trucco. Se invece mi metto a truccarmi, più seriamente, faccio la base dalla A alla Z. Ecco. Diciamo, quando faccio il trucco non trucco d'estate, utilizzo, come vi dicevo, un blush in crema. In questo caso ho utilizzato tantissimo questo qui di Neve Cosmetic, che è in crema. Ecco, lo faccio vedere. È un colore anguria, sembra molto forte, ma in realtà sulla mia pelle, che è olivastra, che quindi ha una sfumatura fredda tendenzialmente, quest'anno l'abbronzatura mi ha preso meglio, devo dire, sono più calda, però generalmente sono un po' più fredda, un po' più verdognola, è brutto da dire. Lì ci sono due strade: se si fa un trucco correttivo si cerca di scaldare, ma se si fa un trucco che deve sembrare non trucco, invece bisogna seguire quella che è l'ombra, comunque la sfumatura, il sottotono della pelle. Quindi io, quando sono molto abbronzata, utilizzo dei fucsia come questo, non dei rossi o dei pescati, perché soprattutto con queste creme che rendono la pelle molto molto naturale, sembra che è arrossata naturalmente, è più realistico un colore del genere. Vi dicevo, questo qui è di Neve Cosmetics, credo sia
Il Sunday questo, comunque è molto riconoscibile perché color anguria, non si confonde con gli altri, perché ognuno di questi era dedicato a un giorno della settimana. Credo che questo sia il Sunday, non vorrei dire una cavolata, ma non lo trovo scritto qua. Non c'è scritto. Forse sì. Non si legge bene, ma Sunday Rose, sì, Sunday, quindi avevo detto giusto. Quindi questo vale per quando faccio il trucco o non trucco. Stessa cosa, invece. Nella versione trucco vero e proprio è questo blush di MAC, che è un colore, come vedete, molto simile, sempre un colore anguria, bello acceso, ed è perlato. Io non so se si vede, forse sì. È vagamente satinato, non è un blush opaco, e mi piace utilizzarli in estate, i blush così, d'inverno no, perché comunque ho un pochettino di imperfezioni, ma d'estate con l'abbronzatura, un trucco più leggero, mi piace che il blush sia perlato, metto comunque poi l'illuminante, ma lo metto più in alto. Questo qui era appunto la versione da trucco serio dell'altro, quando faccio proprio tutta la base. In alternativa a questo, sempre per il trucco serio, utilizzo tantissimo, ma non solo quest'anno, già anche l'estate scorsa, questo blush di The Balm che si chiama Hot Mama. Ve lo faccio vedere perché è uno spettacolo. Questo è sempre, oddio, qua c'è lo specchio. Questo è sempre un blush illuminante. Come vedete, assomiglia soprattutto in camera molto all'Orgasm di NARS, perché è un pescato con riflesso rose gold. In realtà, rispetto all'Orgasm, trovo che questo abbia più riflesso, sia più illuminante. Quindi questo lo metto un po' più diffuso quando metto questo, senza mettere poi l'illuminante, e dà un bel effetto baciato dal sole che mi piace molto. Questo lo utilizzo proprio quando sono molto abbronzata. Oppure in blush più classico, che quindi lo metto un pochettino più angolato, un pochettino più esterno, lasciando, come ho fatto oggi, lasciando questa zona più illuminata, è questo di Chanel, che è il mio blush, uno dei blush di Chanel miei preferiti, forse il preferito in assoluto. Come vedete è sempre satinato, questo quando lo applicate non si nota tantissimo che è satinato, un pochino, meno illuminante di quello di The Balm. Questo colore si chiama Canai, quindi canaglia, ed è abbastanza intenso e quindi va bene solo quando sono abbronzata. È difficile che lo metta poi in inverno perché avendo questa satinatura non mi piace più. D'inverno di solito utilizzo solamente blush opachi. Questo era tutto per i blush. Per quanto riguarda sempre la base, come fondo, nel caso in cui io mi metta al fondo d'estate, perché no, appunto non è così scontato, ho utilizzato tantissimo questa BB Cream Dream BB Fresh di Maybelline. Effettivamente fa realmente un effetto fresco quando la mettete su, sembra quasi gellificata la texture, sembra acquosa, molto sottile, molto piacevole da mettere su. Leggera, ma comunque ha un minimo di coprenza, quindi uniforma molto bene, dura tutto il giorno. C'è l'estratto di aloe, ecco perché sembra fresca. E questo qui è il medium deep e c'ha la protezione 30, SPF 30, quindi ho utilizzato tantissimo questa, devo dire la verità, e quasi nient'altro. Avevo in realtà preso un cushion di Kiko, che però non è un preferito, è un bocciato. Questo cushion qui che era in sconto, tra l'altro l'ho pagato 8 euro tipo. Vedete, dentro c'è la spugnetta e dentro c'è il cushion. Si chiama CC Cream Cushion System. Questo qui era il numero N80, che come colore era quasi perfetto, sottotono un po' troppo neutro, però andava benissimo, tanto comunque è leggero. La texture mi piace molto, si stende molto bene, dura tutto il giorno, peccato che mi faccia riempire di brufoli. Quindi è bocciato perché l'ho utilizzato 2 o 3 volte e poi l'ho dovuto accantonare. Era proprio questo che mi faceva venire i brufoli, quindi non l'ho potuto utilizzare. Se no mi sarebbe piaciuto come fondo estivo, perché la texture così leggera e fresca e veloce da mettere è quella che preferisco. Però fortunatamente ho trovato questo che è ottimo. In alcuni casi ho utilizzato l'Healthy Skin Harmony di Max Factor, che è nuovo, se non sbaglio. Questo qui è sempre l'80, bronze. Mi piace moltissimo, ha un bel effetto satinato. Questo è più coprente. Io generalmente d'estate non utilizzo fondi coprenti, però 2 o 3 volte in cui mi è stato necessario coprire un po' di più per X motivi, ho utilizzato questo che mi piace molto. Infatti penso che lo ricomprerò con il colore adatto all'inverno, perché questo finish così vagamente satinato, molto naturale, ma coprente, mi piace molto. La texture anche è anche molto bella e la durata è ottima e non ossida neanche particolarmente, perché
alcuni fondi di Max Factor me l'hanno fatta quella cosa, cioè tendono a ossidare e virare un po' il colore. Questo qui non l'ha fatto particolarmente, quindi sono curiosa di vederlo appunto in un colore invernale, utilizzarlo un po' più a lungo perché non l'ho usato molte volte. In realtà un prodotto invece immancabile per me quest'estate è stato lo stick HD di Makeup Forever che ho da prima, cioè l'ho utilizzato anche in inverno, perché in inverno è un colore quasi perfetto per la mia pelle. Ora forse non nel pieno dell'inverno, però più o meno. Adesso invece lo utilizzo da illuminante, quindi lo utilizzo sia nella palpebra come base per l'ombretto, lo utilizzo in questa zona qui per illuminare, cioè proprio sotto l'occhio metto il correttore, però subito sotto per fare la V invece utilizzo questo, lo utilizzo qui al centro, lo utilizzo come correttore illuminante adesso che sono più abbronzata. Quando poi invece cambio tono di pelle lo utilizzo proprio come fondotinta ed è uno stick fantastico, meraviglioso, il mio fondostick preferito finora. Perché è morbido, si stende facilmente, non secca la pelle ma non la unge neanche, perché non è così scontato per uno stick. È morbido al punto giusto, ne basta poco, è fantastico. È un effetto molto naturale, tra l'altro, perché non è completamente opaco, ha quella leggerissima satinatura che lo rende estremamente naturale. Quindi se avete un fondostick provatelo perché è fantastico, a me non fa venire i brufoli, anche d'inverno in cui lo utilizzo su tutto il viso. Allora, c'è stato un incidente di percorso. Ragazze, è crollato tutto. Aspettate, eh? Ok, ci siamo. A parte il crollo momentaneo. Volevo dire, io non utilizzo primer d'estate. Generalmente non lo utilizzo perché comunque il primer è uno step ulteriore in più che faccio con i trucchi molto elaborati. Però ci sono state alcune volte in cui la mia pelle era un po' più oleosa del solito, in cui ho utilizzato un primer opacizzante. In particolare questo di Becca che mi piace tantissimo, opacizza la pelle proprio subito, quindi potete utilizzarlo solo nelle zone dove siete lucido, non su tutto il viso, secondo me è superfluo su tutto il viso. Si chiama Ever Matte Poreless Priming, quindi fa sia da levigante che da opacizzante, ovviamente è siliconico, stiamo parlando di un primer, però non mi ha fatto venire brufoli. Quindi comunque non è così male e l'ho utilizzato appunto solo nelle zone più lucide, non l'ho messo su tutto il viso perché io ho una pelle molto mista, quindi nella parte esterna è secca. Quindi l'ho utilizzato solo nelle zone dove mi serviva. Leviga leggermente, non è iper levigante, però diciamo che mattifica molto bene, mattifica immediatamente. Quindi mi è piaciuto molto, ne basta veramente poco. L'unico primer che ho utilizzato. Vi segnalo la spugnetta che è sporca, come vedete, perché la utilizzo tutti i giorni, di Mulac, che è praticamente uguale a una beauty blender come consistenza, se la bagnate si allarga notevolmente. Io a volte la utilizzo anche da asciutta perché è bella morbida e ha un lato piatto, che è una cosa che io amo. Infatti, dopo aver scoperto questa spugnettina qua, non comprerò mai più le beauty blender. L'adoro questa spugnetta, quindi ve la segnalo. Per quanto riguarda il fissaggio, quindi le ciprie, mi è piaciuta tantissimo questa cipria di Catrice, che era un'edizione limitata, vedete che ha tipo le gocce d'acqua sopra, e fa effetto freddo, è una cipria traslucida bianca, quindi senza colore. E vedete che l'ho già consumata ben bene, e fa effetto fresco, effettivamente, quando la mettete su si sente un vago sentore di fresco, è molto piacevole d'estate. In realtà io ho comprato anche la cipria di Becca effetto acqua, quella che quando la mettete sopra il viso sembra proprio di mettere dell'acqua, è una sensazione stranissima e molto piacevole. Il problema è che quella cipria lì è comunque un'ottima cipria, continuerò a utilizzarla, ma a forza di aprirla e chiuderla per utilizzarla, l'effetto acqua svanisce perché evapora quella percentuale di acqua che c'è all'interno, quindi non si sente più fresco. Quindi non l'ho messa tra i top perché è una buona cipria, però ecco, questa cosa mi ha un po' infastidito, il fatto che l'effetto acquoso svanisca dopo un po'. Ha una chiusura emetica, tra l'altro, fatta per preservare l'acqua all'interno, ma non è bastata, evidentemente. Io proprio l'ho aperta e chiusa solo per utilizzarla, però ho visto che con l'utilizzo nel giro di un mesetto l'effetto acqua sul viso è sparito, quindi non ve la segnalo, non mi sembra il caso di segnalarla. Altre due cipre che ho usato tantissimo, che hanno un effetto simile, quindi un effetto satinato, quindi non estremamente opaco. A me in estate non piace avere la pelle troppo opaca, come
col trucco troppo strutturato. Sono queste due cipre, una di MAC e una di NYX, che come vedete è tutta consumata perché non ce n'è proprio più, l'ho utilizzata tutta fino alla salda in metallo. Questa qui non riesco più a leggere il colore, quindi non ve lo posso dire. Questa qui invece è la Dark Medium della Blot Powder di MAC. Vi faccio vedere il colore, questo qui. Comunque è praticamente trasparente alla fine. Mi piace molto perché hanno questo effetto estremamente naturale e anche vagamente levigante, tutte e due. Altra cipria che ho utilizzato tantissimo è quella di Mulac, la Zeus, che sarebbe la polvere gialla illuminante, che ho utilizzato anche oggi sotto gli occhi, perché questa qui invece è pigmentata, quindi questa qui effettivamente vi fa highlighting oltre che fissare il trucco. Quindi questa la utilizzo solamente nelle zone dove voglio illuminare per fissare la base sottostante. Ovviamente la utilizzo se faccio un trucco strutturato, perché se faccio un trucco più leggero uso una delle altre cipre che vi ho fatto vedere prima per fissare il contorno occhi, perché sennò fa un effetto strano, cioè se si fa highlighting si fa anche contouring, si fa il trucco dalla Z, sennò fa un effetto brutto. Quindi se faccio la base come si deve, tipo come ho fatto oggi, quindi completa, utilizzo questa per fare highlighting nella zona del perioculare, negli zigomi, nella fronte, tutti i punti dove metto luce, senza avere però sbrilluccichio. Quindi questa è ottima. Io ho anche la Banana Powder di Ben Nye, che è più sottile di questa, devo dire la verità, ma questa qui è pressata e io adoro il fatto di avere la cipria pressata da portarmi dietro. Avevo anche quella traslucida banana di NYX, ma è meno gialla di questa. E quando sono abbronzata preferisco avere un po' più di giallo, quindi utilizzo molto la Zeus, questa qui. Direi che per la parte base, trucco, eccetera, eccetera, abbiamo finito, manca solo l'illuminante. Allora, illuminanti ho utilizzato tanto questa palette di Becca, che io però penso sia un'edizione limitata. Si chiama Ocean Jewels, quindi gioielli dell'oceano. Le polveri sono queste, sono tutte duochrome, sono bellissime. Come vedete ci sono dei colori anche un po' più particolari. Questo qua rose gold mi piace tantissimo, ma in realtà mi piacciono molto anche l'azzurro e la rosa, perché hanno un'iridescenza discreta, quindi anche se il colore è molto particolare, si riescono a utilizzare tranquillamente anche con un trucco normale. Danno quello sheen un po' più particolare sull'abbronzatura, mi piace. Comunque sono tutte bellissime, sono tutte super riflettenti e soprattutto sono molto fini, che è una cosa ottima nell'illuminante. L'altra palette illuminante che ho utilizzato tantissimo è questa qui di MAC, la Hyperreal Glow. Questa qui è la più chiara delle due, perché quella più scura aveva colori effettivamente un po' scuri, soprattutto uno, e sapevo che poi non l'avrei utilizzato, quindi ho preso questa più chiara, che va più che bene, perché comunque non so se riesco a farvi vedere bene i colori. Questo colore qui è abbastanza scuro, più neutro, più rosato, sono perfetti anche per l'inverno, quindi sicuramente questa la utilizzerò tanto anche in inverno. Le polveri sono stupende, sembrano quasi un cream to powder, sono veramente fantastiche, e le ho utilizzate anche sugli occhi. Io ho gli occhi molto sensibili, soprattutto al nickel, ai metalli in generale, però queste le ho utilizzate anche sugli occhi e non mi hanno dato fastidio. Perché un'altra cosa che faccio molto spesso d'estate è non usare gli ombretti, cioè se faccio una base leggera utilizzo l'illuminante anche sulla palpebra mobile per dare luce e il mascara e basta. Quindi molto spesso quell'illuminante di MAC li ho utilizzati anche sulle palpebre, perché sono abbastanza coprenti, mentre quelli di Becca, della palette di Becca, non sono coprenti, danno più un effetto solamente di luminosità, ma la base è pressoché trasparente. Invece quelli di MAC hanno pigmentazione, quindi li ho utilizzati sugli occhi. Scusate. Un'altra cosa che vi volevo segnalare, solo che ce l'ho un po' lontana, eccola, è questa palette, sempre di Becca, che io ho da un po'. Cioè ce l'avevo già in inverno, ma la utilizzo tantissimo sempre, l'ho utilizzata anche d'estate, perché cioè, è troppo pratica, è praticissima. Dentro ci sono due illuminanti diversi di colore e di texture, una terra e un blush. Come vedete il blush è il solito color anguria di cui vi parlavo prima, quindi questo l'ho utilizzato molto, l'ho messa anche oggi. La terra è un pochettino chiara per il colore che sono adesso.
la uso di più d'inverno questa. E qua ci sono due illuminanti fantastici, vabbè, i illuminanti di Becca sono belli tutti. Questo qui è più rose gold, mentre questo qui è più un bronzo rosato, un pochettino più scuro. E la texture è diversa, perché questo qui è più brillantoso. Non so, le particelle riflettenti sono un po' più grandi, mentre in questo qui è più micronizzato. Sono dettagli, perché comunque sono polveri molto fini entrambe. Questa palette io l'adoro, poi è bella di metallo, c'è lo specchio, quindi è praticissima perché ci avete tutto, blush, terra e illuminante, tutto quanto qua dentro. Anche questi illuminanti li ho utilizzati sugli occhi molte volte, e alcune volte utilizzavo il blush, questo blush qui, nella piega dell'occhio per fare un'ombreggiatura. Su un trucco naturale è molto bello avere il blush e la piega dell'occhio fatti con lo stesso colore. Quindi questa palette è strapromossa, l'ho usata tantissimo, sono felicissima di averla presa a tempo indietro. Ultima cosa un pochettino più particolare, però ve la volevo segnalare prima di parlare degli occhi e delle labbra, è questa palette di Glitter Eyes, che è tra l'altro, vabbè, è sirenosa, quindi devo comprarla per forza. È componibile, quindi dentro ho messo i colori che ho scelto io. Sono tutti glitter, questo Glitter Eyes, questo brand lo trovate su Instagram, spedisce dall'Inghilterra, quindi non ci mette tantissimo ad arrivare, cioè insomma un pochino, ma non tantissimo. Non so se riesco a farvelo vedere, ma sono glitter di texture e consistenze e grane tutte diverse, tipo questi qua in alto sono proprio delle paillette, esattamente come questi che sono delle stelline, sono proprio delle stelline. Poi ci sono altri più classici, diciamo, con la grana fine, e alcuni con la grana invece un po' più grande, tipo questo qua. Ce ne sono alcuni duochrome, tipo questo, non so se riuscite a vedere, che ha la base viola e il riflesso verde, questo qui. Insomma, sono bellissimi questi glitter. Le cialde sono piccole, ma secondo me è un pro, perché tanto un glitter, una cialda grande di glitter, non la consumerete mai. Quindi il fatto che siano tante piccoline a me piace un sacco. Oggi ho utilizzato queste paillette qua. Su Instagram vedete tantissimi trucchi fatti con questi glitter tipo paillette, quindi l'ho voluti anch'io per fare ogni tanto qualcosa. Ho utilizzato appunto queste, che sono di base un color rosso corallo con il riflesso arancione oro, solo che non so se riesco a farvelo vedere. Con questa luce naturale non si notano tanto, forse le vedete. Forse così. Diciamo che ci vorrebbe una luce artificiale. Io adesso sto utilizzando la luce naturale della finestra, però questi tipi di paillette si notano tantissimo con una ring light o con una softbox, una luce artificiale si noterebbe molto di più. Però le ho volute mettere su così, giusto per usarle un po'. Sicuramente non percepite la bellezza, diciamo, di queste paillettine. Comunque quello lì era più uno sfizio. Gli altri glitter invece li utilizzo tantissimo, anche in inverno, non solo in estate, però in estate con la bronzatura mi piacciono i glitter, e faccio magari una base con l'illuminante, poi metto un po' della mia fidatissima colla per glitter, glitter primer di NYX, che secondo me è il migliore in assoluto, perché è sottile, non è come la colla per le ciglia finte, ne mettete proprio una quantità infinitesimale, vi tiene i glitter fino a sera, non ne cade neanche uno, questo ve lo posso giurare perché la utilizzo tantissimo. E appunto faccio il trucco con l'illuminante, metto un pochettino di questa al centro, ci tamponi i glitter, basta. Lo faccio anche in inverno, faccio un trucco magari più strutturato e poi metto i glitter al centro. Una cosa bella è che questa colla non vi tira via il trucco che avete fatto sotto, cioè se tamponate non vi tira via nulla, quindi alla fine aggiungete i glitter. Chiuso con i glitter, passiamo alla palette che ho utilizzato di più, ne ho scelta solamente una, la palette che ho utilizzato di più quest'estate, da quando è uscita, è la Norvina, la nuova palette di Anastasia Beverly Hills. Mi piace tantissimo perché ha dei colori un po' più originali rispetto alle altre, ve la faccio vedere, ma trovate mille milioni di video su internet di questa palette. Come vedete le tonalità principali sono rosate e violacee, ma troviamo anche dei colori caldi, ci sono i toni di transizione, manca un colore veramente scuro, questo è vero. Ma io d'estate non faccio mai, come vi dicevo, trucchi strutturati, metto sempre colori luminosi sulle palpebre e basta generalmente, quindi tutti questi colori qua luminosi così li ho utilizzati tantissimo, e mi piace tantissimo anche questo opaco qui rosato, che non è un rosa troppo chiaro, quindi potete utilizzarlo nella piega ed è bellissimo. Ho utilizzato quasi solo questo e questi due, mi sembra, per sfumare leggermente il colore metallico nella piega, però ho utilizzato tutti gli altri.
mi piacciono tantissimo, li utilizzo con le dita che è il modo migliore per applicarli perché è il modo in cui rendono di più, questo è risaputo, ma insomma comunque lo dico, ma tanto io li metterei con le dita in ogni caso. Quindi per il trucco estivo mi è piaciuto tantissimo e poi soprattutto ha dei colori un po' diversi, ci sono un po' di rosa, ci sono di viola, non è la classica palette di naturali che sinceramente non se ne può più. Quindi questa è in assoluto la palette che ho utilizzato di più quando ho utilizzato ombretti, perché come vi ho detto molte volte metto l'illuminante sugli occhi. Per quanto riguarda le labbra, utilizzo molti gloss. Ogni tanto utilizzo delle tinte labbra, ma generalmente in estate utilizzo più i gloss. Vi voglio segnalare, anche se non sono usciti da tanto, quindi li sto usando da poco, ma mi sono piaciuti molto, la nuova uscita di NYX, che sono gli Sleep Tease, però gloss. Io ho questi due, questo qui è quello che ho su adesso, che si chiama Camel, e l'altro invece che ho preso è Urbanosis, che invece è più chiaro, però sempre abbastanza caldo, un rosa carne caldo. Sono appunto glossati, come vedete, molto pigmentati, però sono molto coprenti, assomigliano molto a quelli di Neve Cosmetics, me le ricordano tanto, e hanno anche la stessa durata, si aggrappano molto alle labbra, quindi mi piacciono molto per quello, perché sono un gloss molto pigmentato, che quindi vi colora perfettamente tutte le labbra senza bisogno di nient'altro, e durano anche abbastanza per essere dei gloss, quindi recentemente da quando li ho presi li ho usati tantissimo. Hanno un vago sentore di menta, che anche è piacevole, e continuerò a utilizzarli sicuramente anche in inverno, anche se in inverno utilizzo più tinte labbra, però questi qua, peccato che non sono usciti prima, secondo me. E invece una tinta labbra che ho comprato, perché volevo un rossetto color cioccolato, proprio color cioccolato, è appunto una delle Chocolat di L'Oréal. Queste tinte hanno spopolato perché effettivamente sono fantastiche, mi sono pentita di averne comprata una sola. Sa di cioccolato, oggettivamente, ma tanto proprio, è buonissimo l'odore. Questa qui in particolare si chiama 70% Yum, che è proprio color cioccolato al latte, è una delle più scure. Ci sono molti toni neutri, molti anche particolari, rosati, quindi è principalmente di colori neutri questa collezione. Poi c'è questo che è scuro, c'è un bordo scuro, qualche color più aranciato, un po' più intenso, solo che adesso sono sold out ovunque, quindi si fa un po' fatica a trovarle. Spero di trovarle ancora e di ricomprarle, perché allora, hanno una texture particolare, nel senso che non si asciugano immediatamente, rimangono un po' appiccicose all'inizio, però nelle ore poi si fissano comunque. Il fatto che non asciughino subito immediatamente così tanto a me piace, perché non mi secca troppo le labbra, è una delle tinte in assoluto più confortevoli che ho, non secca le labbra, ma la cosa bella è che dura tutta la vita, tipo. Cioè dovete avere uno struccante bifasico molto buono per toglierla, è proprio infinita la durata di queste tinte, nonostante non secchino le labbra. Cioè secondo me è per questo che sono piaciute così tanto a tutti, perché sono veramente fantastiche dal punto di vista della durata. La parte iniziale così un po' più appiccicosina a qualcuno sicuramente potrà dar fastidio, lo immagino, però è un, se lo vogliamo chiamare difetto, un piccolo difetto rispetto alla durata e alla performance di queste tinte. Sono meravigliose, non vedo l'ora di prenderne altre. Questa qui l'ho presa appunto perché con l'abbronzatura le labbra belle scure e magari nient'altro, solo il mascara, mi piace come effetto. L'odore è qualcosa di paradisiaco, cioè non potete capire, sembra di aprire la bustina del cacao, proprio il cacao in polvere, è buonissimo l'odore, quindi ve lo consiglio. Un'altra cosa che vi consiglio, anche se non l'ho utilizzata d'estate perché l'ho comprata dopo, l'ho comprata a settembre, però ve la consiglio perché secondo me è una chicca bella, è questo kit di Huda Beauty che è uscito da Sephora. All'interno trovate due tinte labbra opache best seller, una marrone, questa qui, più marroncina, l'altra invece più rosata, ma è comunque un rosa spento e abbastanza scuro, quindi molto molto portabile da tutti i toni di pelle, secondo me. Dall'altra parte trovate invece due topper iridescenti multiriflesso da mettere sopra la tinta o da utilizzare da soli. Questo kit costa sui 34 euro.
tenete presente che una tinta di Huda costa 23 euro, quindi questo kit è molto conveniente e mi piace molto l'assortimento colore all'interno, perché avete due gloss, uno più dorato, uno più rosato, e due tinte, una marrone e una rosa, quindi è ben fatto anche l'assortimento colori. Quindi ve lo consiglio perché comunque è molto conveniente. È vero che sono mini size, però, cioè, a meno che non lo utilizzate tutti i giorni, comunque vi durerà un po'. Secondo me è un bellissimo kit. L'ho messo dentro così perché mi andava di citarlo, perché secondo me è molto conveniente. Chiudiamo con il make up, che ne ho parlato anche troppo, ma non ne parlo mai. Con due prodotti da sopracciglia, questi due prodotti. Allora, questo è il mascara, Tinted Brow Mascara, sempre di NYX, nella colorazione espresso. Questo vi tiene in piega i peli delle sopracciglia, ma colora anche, quindi per un effetto naturale, giusto per dare della definizione, se avete comunque un po' di pelo, potete utilizzare questo prodotto e basta, da solo. È waterproof, dura tutto il giorno, senza problemi, lo scovolino è piccolino, così si riesce a essere precisi. Mi piace tantissimo, quando faccio il no makeup makeup utilizzo questo, ma anche quando faccio un trucco più strutturato lo utilizzo comunque fino alla metà della sopracciglia, e poi utilizzo questa matita solo nella parte finale per fare la coda, che si chiama Microblading Effect di Wycon. È molto molto buona questa matita, bella pigmentata, non sbava, dura bene, mi è piaciuta, non pensavo, ma mi è piaciuta. Questo è il colore numero 3, la punta è automatica, non si vedrà mai, vabbè, automatica piccolina, quindi è anche molto precisa. Avete anche lo scovolino dietro per pettinare o per sfumarla, però mi sono trovata veramente bene, non pensavo, l'ho presa così in emergenza perché non avevo la matita, quindi diciamo che ho utilizzato tantissimo questi due prodotti, soprattutto il mascara. Finita la parte cosmetica, questo video sarà lunghissimo, vi parlo anche della skincare. Prima della skincare però vi faccio vedere due prodotti invece capelli, che ho utilizzato tantissimo, ma non solo in estate, già da prima. Sono questi due prodotti qui che mi ha regalato la mia amica Sara, non so se vedrà questo video, ma la ringrazio tantissimo perché li ho amati da quando me li ha regalati. Allora, questo sono due prodotti leave-in, quindi dopo che avete lavato i capelli, o a capelli umidi o a capelli già asciutti, li mettete su senza sciacquarli. Questo qui è più comodo da portare quando si ci sposta, perché ovviamente il tubo così, poi è più piccolo e meno pesante dell'altro, quindi questo qua quando mi sposto mi porto questo. È un balsamo leave-in che io utilizzo di solito su capelli bagnati, quindi dopo che li ho tamponati con l'asciugamano, che sono umidi, prima di asciugarli lo metto, ne metto un po' sulle mani così e poi lo distribuisco nelle lunghezze. Lascia i capelli proprio morbidi, setosi e sani, soprattutto per i capelli molto sfruttati come i miei, non posso farne a meno, utilizzo sempre dei balsami leave-in. Questo in particolare mi piace tantissimo. L'altro, non vi ho detto la marca, la marca è Salerm Cosmetics, questo si chiama Salerm 21, invece questo qui, Retro Professional credo sia la marca, è un prodotto simile, anche questo è un leave-in, Silk Cream Multivitaminic, ricostruttore istantaneo progressivo senza risciacquo. Quindi questo lo utilizzo nello stesso modo, quindi sui capelli umidi prima di asciugarli. A volte ne metto anche un pochettino sulle mani, proprio sulle lunghezze dopo che li ho asciugati. Questo potete usarlo anche tutti i giorni, teoricamente. Ne mettete un pochino sulle lunghezze giusto per reidratarle. Però questo qui, a differenza dell'altro, è appunto un trattamento progressivo, quindi utilizzandolo ogni volta, magari anche a capelli asciutti tutti i giorni, una piccola quantità solo nella parte finale, dà proprio l'impressione di ristrutturare il capello, non lo rende solo più morbido, sembra proprio più pieno e più sano, soprattutto nella parte finale dove sono sfibrati i miei capelli. Quindi tra i due preferisco questo, però ripeto, non è molto pratico da portare in giro questo formato qui, quindi quando sono in giro utilizzo questo, che comunque è ottimo, anche in palestra quando mi lavo i capelli uso questo. Questo qua diciamo che ve li rende solo più morbidi e vi chiude un po' le fibre del capello. Questo qui invece è proprio trattante, quindi sul lungo tempo vi va a ricostruire proprio la parte più sfibrata dei capelli, quantomeno a livello estetico, ovvio che non ripara realmente i capelli, però molto molto buono, mi piace tantissimo, grazie Sara. Poi, veniamo alla skincare vera e propria. Allora, già l'estate scorsa, quindi anche quest'estate qui,
ho riutilizzato questi prodotti di Soa Sardinia, che è una linea sarda, questi due, che è una linea sarda di prodotti naturali che utilizza principalmente materie prime del territorio, quindi della Sardegna. Questa linea qua si chiama Hydra Maris, quindi è proprio pensata per l'estate, è a base di principi attivi molto spesso derivanti dal mare anche, ha questo bel colore azzurro e anche l'odore è molto marino, molto salato, fresco anche, quindi molto molto piacevole. Questo qui è il siero, questa qui invece è la maschera notte e li utilizzavo proprio così, quindi questo da siero al mattino. Alla sera generalmente no, perché poi mettendo questa, generalmente utilizzavo al mattino o da solo se non mi truccavo o prima del trucco. Ha una texture molto gellificata che si assorbe molto rapidamente, idrata la pelle, la distende, ma non ingrassa. È un problema che io ho d'estate perché ho la pelle mista, quindi ho bisogno di idratazione, ma non posso ingrassare la pelle. Quindi la mia skincare invernale comprende quote lipidiche e quote idriche. La mia skincare estiva comprende quasi esclusivamente quote di idratazione idrica, come in questo caso, proprio per non andare ad aggiungere oli alla pelle che già tende a produrne un pochettino. Fantastico, meraviglioso, l'ho finito praticamente. Mi scoccia che non riesco a prelevare con la pompetta questa parte qui perché la pompetta si ferma prima. Quindi cercherò in qualche modo con una spatola di andare a recuperare questo prodotto qua in fondo, finché c'è ancora caldo lo voglio finire, ma sicuramente lo ricomprerò l'estate prossima perché mi piace proprio l'effetto, mi piace l'odore, mi sembra proprio è molto sirenoso questo prodotto perché sa di mare, quindi mi piace ed è efficace perché mi mantiene la pelle idratata durante la giornata, ma non mi unge assolutamente. La maschera notte è molto simile, anche questa ha una consistenza gellificata ma più densa. Fa la stessa cosa, quindi vi idrata la pelle, vi lenisce anche un po' i rossori se avete preso il sole durante il giorno. Appunto, idrata senza ingrassare. Quindi io mi sveglio al mattino con la pelle bella distesa, fresca e idratata, ma non grassa. Quindi questi due prodotti li amo alla follia e sono super naturali, quindi approvatissimi, potete acquistarli sul sito di Soa, credo. Io li ho comprati in farmacia, ci sono alcune farmacie che li distribuiscono, ma l'ho comprato in Emilia-Romagna, non l'ho comprato in Sardegna, quindi si dovrebbe trovare. Poi, altri prodotti sempre sardi, io amo la Sardegna per l'estate, quindi molto spesso compro prodotti sardi e tra l'altro li trovo molto buoni quelli che ho provato. Tutti i prodotti che ho provato di aziende cosmetiche naturali sarde mi sono piaciuti, quindi continuo a comprarli. Questi sono nuovi, li ho presi quest'anno, li ho utilizzati tantissimo e mi piacciono da matti. Sono un detergente, si chiama gel detergente delicato viso, la marca, no, il nome proprio sarebbe Ali. No, Ali è la linea si chiama Ali con l'H. No, Ali probabilmente, Ali. Sia questo che questo, stessa linea. Laboratori Eudermica Sardegna, quindi l'azienda è questa, Laboratori Eudermica. Li ho comprati in farmacia, tutte e due. Dicevo, questo è un detergente, questo invece è un gommage delicato. Questo ha l'estratto di corbezzolo, che è tipico della Sardegna. Allora, questo detergente ha un odore proprio di detergente ipoallergenico neutro, proprio il classico odore del detergente da farmacia, diciamo. Mi piace moltissimo perché mi pulisce molto bene la pelle, mi toglie quel minimo di grasso in eccesso, ma non me la secca assolutamente. Quindi molto spesso al mattino, se avevo sudato durante la notte, mi svegliavo con la pelle un po' untuosa, oppure volevo fare una maschera, ma volevo pulire la pelle prima di fare la maschera. Utilizzavo sempre questo e continuo a utilizzarlo. Mi piace tantissimo quando proprio non è che ho la pelle sporca, ma ha quel film vagamente oleoso, cioè, o l'inquinamento dell'esterno. Voglio detergere senza che la pelle mi venga seccata. Ecco, utilizzo questo che è delicatissimo ed è ottimo, pulisce perfettamente la pelle e ne basta pochissimo. Questo gommage qui invece mi piace un sacco perché anche questo è molto delicato, quindi non va a grattare troppo la pelle e non la irrita, quindi se avete qualche brufolino non va a essere, diciamo, sollecitato dallo scrub. In questo caso è un gommage molto delicato. Anche qui il profumo è molto naturale, si sente che sono prodotti da farmacia, sono ipoallergenici, non ci sono profumi. Molto 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 naturale, trovate questi piccoli granellini esfolianti, ma ripeto, sono abbastanza delicati, però funzionano, non sono quei
quegli scrub, quei gommaggi che è come non farli, perché ci sono. Questo qua comunque... Ci mancava l'arrotino. Ecco, oggi non c'è stato l'aereo, ma c'è l'arrotino. Va bene, comunque. Dicevo, sono molto piccoli i granelli, ma funziona, cioè esfolia realmente, senza però andare ad irritare. E dopo la pelle è molto luminosa, molto compatta, la grana affinata. Mi piace tantissimo l'effetto di questo scrub gommage. E ripeto, non è aggressivo, quindi si può fare più frequentemente, si può fare anche in momenti in cui avete qualche brufolino e non volete irritarlo. Mi piace veramente tanto, lo utilizzo molto spesso, di solito in combo, cioè prima uso il detergente e poi faccio questo. Sempre in termini di peeling, vi segnalo questo di Nonic, che è una marca credo tedesca, si chiama Energie Micro Peeling. Questo è proprio un peeling chimico invece, che ho iniziato a fare a settembre, perché quando si prende il sole, insomma, non è magari consigliato, però adesso che ormai andiamo verso l'autunno lo sto facendo sempre. Questo qui l'ho lasciato un pochettino in posa, l'ho massaggiato sul viso con le mani un po' umide, comunque un minimo di umidità. L'ho lasciato un attimino su e poi l'ho sciacquato. Non tenetelo troppo su perché dopo comincia a bruciare, comunque un peeling chimico. Funziona molto bene perché dopo la pelle è super luminosa, però ho visto che non schiarisce tantissimo, cioè non va tanto a schiarire l'abbronzatura, è molto graduale perché comunque il peeling chimico un po' schiarisce. Poi, parlando di sieri, sierini e quant'altro, vi voglio consigliare questo di Bakel. Di solito questa marca si trova nelle profumerie di nicchia, perché ho visto che tutte le profumerie dove vado ce l'hanno, è una marca abbastanza di lusso, diciamo. Questo qui è l'acido ialuronico Deep Hydration Serum 100%. È la taglia mini questa qui, ma questo qui l'ho finito e lo comprerò sicuramente perché è fotonico. Questo qui lo mettete e non fate in tempo a stenderlo che si è già assorbito. Cioè proprio si assorbe istantaneamente. Quindi potete addirittura sovrapporre un siero dopo questo, che è quello che faccio. Cioè metto questo e poi metto un altro siero e poi metto la crema. Perché penetra proprio molto molto in profondità. Ed è 100%, quindi non c'è nient'altro dentro, proprio acido ialuronico. Questo è ottimo secondo me appunto per le sovrapposizioni, da mettere prima di tutto quanto, da mettere prima di una maschera, da mettere sotto il trucco, da mettere sempre. E idrata bene senza ingrassare ovviamente, perché è super leggero un siero, quindi va a lavorare al di sotto. Diciamo che lascia la pelle più rimpolpata e tesa da quell'effetto di idratazione lì, perché va molto in profondità. Ottimo, veramente non fate in tempo a stenderlo che si è assorbito, fantastico. Un altro siero che ho usato tantissimo, ormai è finito, è questo qui di Peering Dream. Io non mi ricordo dove l'ho comprato, l'ho comprato sicuramente online, però non penso fosse tipo Amazon, secondo me era un sito di una bioprofumeria, qualcuno che teneva prodotti bio. L'ho comprato online sicuramente, ma purtroppo non mi ricordo dove, quindi non ve lo posso dire. Questa è una marca appunto bio. Questo è il Super Intensive Anti-Aging Serum. Mi piace tantissimo perché è una texture da siero, gellificata, non troppo leggera, abbastanza consistente. Dovete stenderlo un attimino, ma si parla sempre di secondi. Si assorbe poi completamente. Idrata molto bene la pelle, ma la cosa che mi piace più di questo è che ha un fantastico effetto tensore, soprattutto qui nella parte alta degli occhi. Io lo metto anche qui, proprio nella parte sopra dell'occhio. È l'unico questo siero che finora mi tende la palpebra verso l'alto, cioè mi sgonfia anche un po', non so come dire. Fa proprio un bel effetto lifting questo siero qui, anche se non dovrebbe essere la sua principale caratteristica, dovrebbe essere un siero anti-age, idratante principalmente, antiossidante, ma in realtà a me tende proprio bene la pelle, non sento proprio tirare, però la vedo la differenza, cioè mi idrata ma allo stesso tempo rende la pelle compatta e densa, non so se mi sono spiegata. Fa un effetto veramente bello, è ottimo anche sotto il trucco o sotto le creme, comunque non ingrassa, è un siero, però ha una pasta gelatinosa, così lattiginosa, quindi dovete massaggiarlo un attimino, dovete lasciargli il tempo di assorbirsi, magari lo potete utilizzare la sera, io però lo consiglio di più al mattino, proprio perché ha questo bel effetto sia idratante che rimpolpante, quindi lo utilizzo di più durante la giornata, non lo utilizzo la sera. Molto molto bello questo, non costa neanche molto, costa, non mi ricordo quanto, ma non l'ho pagato tanto.
Dopodiché, arrivo, eh? Allora, ce le avevo un po' lontane. Le due creme, proprio creme creme, che vi voglio segnalare sono queste due. Questa qui è di natura siberica, è la Caviar Gold Active Day Face Cream, quindi una crema da giorno anti-age. Quello che amo di questa crema è che è leggera, cioè è una crema idratante, quindi in questo caso avete la quota lipidica, ma si assorbe in maniera tale per cui la pelle non viene mai ingrassata da questa crema. È una cosa che amo tantissimo. A parte che è una crema naturale, quindi è ottima. I prodotti in natura siberica sono ottimi, ma appunto la cosa che mi piace di più è che questa crema riesce a idratare, riesce a mantenere bella soda la pelle, ma allo stesso tempo non mi fa patina lucida, non mi aumenta la quota lipidica della mia pelle a livello superficiale, quantomeno. Probabilmente lavora in maniera più profonda, quindi non va a ingrassarmi superficialmente la pelle, che è una cosa a cui io devo stare molto attenta, ecco. Quindi riesco a utilizzarla anche d'estate, ma la utilizzo tantissimo anche d'inverno, cioè tutto l'anno uso questa crema, infatti è finita praticamente. Non ha un costo eccessivo, ve la consiglio proprio tanto perché chi ha problemi di pelle mista la adorerà, perché per chi ha la pelle mista è un problema utilizzare prodotti anti-age, perché molte volte sono troppo ricchi, troppo grassi e quindi nelle zone dove ci si lucida, disastro. Invece con questa crema non succede assolutamente. Altra crema simile per tipo di effetto che vi consiglio è questa qui di Farmacy, questa la trovate da Sephora, questa linea Farmacy Honey Drop. Quindi è un idratante, quindi non anti-aging, in questo caso è un idratante, ma leggero. Infatti si chiama Lightweight Moisturizer, quindi un idratante senza peso, a base appunto principalmente di miele di echinacea. È molto bella anche la confezione, avete questa palettina magnetica sul tappo perché la confezione è in vetro, quindi quando arrivate oltre una certa soglia, se non aveste la spatolina non riuscireste più a prelevarlo con il dito, quindi è molto utile avere la spatolina ed è molto utile che sia magnetica, così rimane sempre sul tappo. Per me è un'ottima scelta. Comunque, super naturale anche questo prodotto, come vi dicevo, a base di miele, il profumo è buonissimo, ed è proprio leggerissima, sembra fatta d'acqua, fatta di gel, proprio leggerissima. Io ne prendo un po' tra le dita, la scaldo leggermente perché ha una texture che ha bisogno di qualche secondo di lavorazione per rompersi completamente. Quindi, se lo fate prima sulle dita, quando la andate a stendere si assorbe molto velocemente perché l'avete già un po' lavorata. Potete farlo anche direttamente sul viso, però io preferisco farlo sulle mani. Ne basta pochissima, idrata, sentite la pelle proprio sollevata, idratata, ma non unge, non ingrassa la pelle. Quindi anche questa qui approvatissima, la amo per la pelle appunto grassa. Concludo con l'ultimo prodotto, ce l'ho fatta, che è in questo caso un olio, che vi sembrerà strano, visto che vi ho parlato di pelle che si ingrassa, di pelle mista finora, ma è un olio. È quest'olio qui, c'è anche il prezzo, guardate, così vi posso dire il prezzo vero, 7,60 euro. È quest'olio qui bio di vediamo se c'è la marca, Will Vegetel, Laboratori Alto, scritto Alto, Alto. Non si leggerà mai. Non si legge. Comunque, 7 euro e qualcosa, è un olio assolutamente naturale, 100% spremuto a freddo, di nocciola. Quest'olio qui ha un profumo vago di nocciola, non vi pensate una cosa super golosa, perché è totalmente naturale, quindi ce l'ha un po' di sentore di nocciola, ma è un olio appunto spremuto a freddo, quindi molto denso, che io utilizzo solamente di notte, quindi prima di andare a letto. Essendo così denso, ne basta pochissimo ovviamente, con un pump fate cioè viso e collo tranquillamente. Assomiglia come consistenza agli oli che vanno molto di moda negli ultimi anni, di solito sono di rosa, di Ordinary per esempio ne fa uno, io ce l'avevo quello lì, la consistenza è molto simile, tutti gli oli diciamo spremitura a freddo si assomigliano come tipo di consistenza, sono un po' più densi. Il bello cos'è? Che lo massaggiate sul viso, quindi va massaggiato bene proprio perché ha questa consistenza, quindi spendete quel minuto a massaggiarvi il viso, tra l'altro il massaggio è una cosa fondamentale per l'azione dei principi attivi.
E poi andate a dormire. Cos'è il bello? Che vi svegliate per niente unti, zero. Non ingrassa la pelle, non solo. La pelle è proprio bella tesa, reidratata e luminosa, ma oltre a questo, l'olio di nocciola è utilissimo contro le imperfezioni, quindi chi tende ad avere un po' di brufoletti, cioè che magari non ha la pelle più giovanissima, come la mia, che ha bisogno quindi di idratazione, eccetera, eccetera, ma che nonostante quello tende magari ad avere qualche brufoletto ogni tanto, questa qui contribuisce ad evitare che succeda, cioè che vengano fuori, le imperfezioni, proprio anti-imperfezioni, quindi ha un sacco di vantaggi. L'idratazione illumina la pelle. Io trovo che quando utilizzo questo di notte, lo utilizzo praticamente sempre adesso, la pelle al mattino è proprio più luminosa, più bella, più distesa anche, non ho particolari gonfiori. A volte succede con la stanchezza. Quando utilizzo questo non ce li ho. Secondo me è anche leggermente drenante, o forse è il massaggio che faccio che è drenante, non lo so. Però la pelle è proprio più bella e non mi vengono fuori brufoli. E non mi si ingrassa la pelle, non mi sveglio con la patina. Molto, molto spesso con le creme da notte succede che la pelle si ingrassi. Con quest'olio assolutamente no. E poi non costa, cioè costa pochissimo e questa boccetta ci fate tutta la vita. Io l'ho preso in una profumeria bio, quindi magari non di questa marca, ma di altre marche li trovate questi oli così naturali. Vi consiglio di utilizzarli. Ogni olio ha una proprietà diversa, ovviamente. Questo qui alla nocciola è adatto per chi ha una pelle come la mia, mista, che tende ad avere qualche imperfezione. Video infinito questo, lunghissimo. Vi ringrazio di avermi seguito, spero di avervi dato qualche consiglio utile, di avervi intrattenuto un pochettino. Ci vediamo al prossimo video.